Nel pomeriggio di mercoledì l'associazione Artigiani ha ospitato nella propria sede, in via Cefalonia, il candidato alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Tante le richieste fatte dal presidente dell'associazione Borto Ragliardi, che ha valutato l'incontro come molto proficuo. Il confronto è alla base di ogni risultato. Oggi il dottor Fontana ci ha pregiato della sua presenza. Abbiamo gradito il fatto che sia venuto con un buon numero di portatori di interessi istituzionali della regione. L'abbiamo accolta nella nostra casa raccontando un po' di storia, perché ricordiamoci che la storia è il fattore fondamentale per andare a disegnare un futuro. Chi non ha una storia non può avere un futuro. Noi cosa facciamo? Abbiamo rappresentato le esigenze e la voce delle nostre migliaia di iscritti. La storia, la cultura, la dignità del lavoro, il sacrificio, la solitudine a volte di non essere creduti e non essere supportanti anche dalle istituzioni. Le istituzioni purtroppo in alcuni casi arrivano solamente per riscuotere i tributi, ma non era questa la sola unica funzione. L'abbiamo richiamati all'attenzione su particolari che le norme scritte a volte non sono confacenti con quelle che sono le esigenze della piccola impresa. Gli abbiamo dato dei suggerimenti per migliorare ciò che è stato fatto, perché il contributo attivo delle associazioni, in particolare dell'Associazione Artigiani, è ormai una cultura che ci porta a valutare quelle che sono le problematiche, a studiare profondamente le norme e dare delle indicazioni su quelle che potrebbero essere le modifiche, accompagnando anche il legislatore nella comprensione di quelle che sono le nostre necessità. Solo così si riesce a essere gli interlocutori dell'impresa, conoscendo quelle che sono le difficoltà del mondo del lavoro e portarle a conoscenza di coloro i quali, molte volte anche per la complessità della nostra natura economica, non riescono ad apprenderle fino in fondo. È stato un incontro costruttivo, leale. Abbiamo detto non solo le cose belle, ma abbiamo detto anche le cose meno belle, cioè quelli che sono stati non solo i risultati, ma anche quelle state le sconfitte in quelle che erano i traguardi che si volevano raggiungere. Il confronto e il rapporto leale è la strada vincitrice di ogni realtà. Bisogna fare sistema. Il sistema le imprese lo fanno, perché dopo questi 10 anni di grande cambiamento dovuto alla crisi generata nel 2009, abbiamo superato traguardi che forse non avevo mai immaginato. Ci siamo innovati, ci siamo ricreati, ci abbiamo creduto fino in fondo. Alcuni purtroppo non ce l'hanno fatta, e non solo per colpa loro, bisogna ricordare anche chi non l'ha fatta. E sulle sconfitte anche di alcuni bisogna creare quelli che sono i traguardi di quelli che restano. I giovani, se le imprese non riescono a tramandare nei giovani quello che è la cultura del lavoro, il sapere del lavoro, non possiamo creare quello che è l'economia del domani. Da parte sua, il candidato alla presidenza di Regione Lombardia ha indicato come via da seguire quella del discorso tra le varie realtà. Io credo che la cosa di fondo sia quella di proseguire una grande interlocuzione. La cosa importante è che le associazioni si possano interfacciare tra di loro, istituzioni pubbliche e associazioni di categoria, per cercare di costruire dei percorsi virtuosi. Ecco, inutile che si facciano delle norme che poi magari rappresentano delle criticità. Penso che con le piccole e medie imprese, con l'artigianato, si debba avere un occhio di riguardo, perché sono la struttura portante da un punto di vista economico di questo territorio e direi di questo paese. Quindi bisogna dar loro nuovi punti per quelle in difficoltà, superare le difficoltà, e le altre continuare nella loro grande attività. Lo stesso Fontana ha poi parlato del problema della burocrazia. Sicuramente poco rispetto alla burocrazia nazionale. Può cercare di... Oggi il Presidente ha fatto un esempio, e credo che quell'esempio dovrà essere utilizzato per ridurre questa duplicazione di certificati che devono essere rivolti alla Regione. E poi la seconda partita, ne ha accennato Presidente, è quella dell'autonomia, perché con quella partita molte competenze potranno essere trasferite alla Regione, e quindi di conseguenza molte procedure potranno essere riviste, sburocratizzando queste attività.